Oddio, ma come glielo dico a questo che ormai sto in fissa con sti TikTok? Capirai, questo è antisocial. Amore, scusa, ti credo che c'era traffico e sto facendo un TikTok. Comunque, non va proprio bene da questa inquadratura. Mi sono dimenticata il cavalletto. Ah, ma ci sei tu! Vai, leggi un attimo. Amo, senti, senza che mi guardi così, questo qui è un lavoro, è il futuro. Mi hanno già chiamato due aziende che vogliono che li sponsorizzi. Questo qua me l'hanno dato loro, eh. E anche una etichetta discografica perché deve lanciare un nuovo cantante. Guarda che se continuo così io divento ricca e famosa. Amico come te che stai ancora su Facebook a fare i video come gli antichi, per favore, eh. Eh no, scusa, io sarò pure antico, ma un briciolo di neurone ancora mi è rimasto. Se guardano fa sti TikTok da fuori, pensano che siete appena usciti dal cimite di Ciampino. E non mi metto a fa I matti veri dicono, oh, andamosene che questi sono più matti di noi. Ma che ci troverete a fa? Uno, gli sketch dei migliori comici italiani, tipo Brignano, doppiati male e pure fuori tempo. Due, fa tutti ste challenge dove si vede tette e culo, perché se vede tette e culo, diciamolo, uno dei passi che fate, Carla Fraccia, 80 anni suonati, li farebbe 7000 volte meglio di voi. Apri TikTok e sembra che stai alle vetrine a luci rosse di Amsterdam. Questa mi piace, questa me la farei, questa è brutta. Ah, questa me la bombo, questa la passo, questa sì, questa no, questa è brutta, questa costa troppo. E dai, su. Oh, mi piace vedere pure a me, come a tutti, per carità. Ma certe sono pure minorenni, so. O certe non si regolano proprio. Ah, e vale pure per i maschi, eh. I finti estimatori delle donne, quelli che parte la musichetta per far vedere tutto il pettorale. No, perché, amore, dal primo momento che ti ho vista ho pensato che il mio cuore doveva essere il tuo, però non so come donartelo. Faglielo mandare a Babbo Natale con le renne, che tra renne ve intendete tennis donios dei me. E poi da là è passo breve, famosi, Grande Fratello, Barbarella, è un attimo. E gente là che invece studia, perde anni a studiare, a leggere libri, a guardare i figli. E poi ci sono quelli che a 40-50 anni sfruttano i figli, che magari non gli va di far TikTok. E gli dicono, vieni qua, bella di mamma, il sottotesto, eh. Se io faccio TikTok con te, figlio mio, io prendo molti più like e visualizzazioni. Vieni, i bambini là che arrivano sfruttati. I sono bambini, vogliono stare a giocare con i bambini, perché sono bambini, è giusto, no? Ma ripiatevi. E tira più un pelo di TikTok che un carro di Instagram. Non era così. Vabbè, lo sai che ti dico, bella mia, eh? Che io sono la resistenza. Una mattina mi sono svegliato e io TikTok non lo scaricherò mai. Sì, così siamo rimasti io, altri due in Italia. Li troverò e farò anche una squadra. Farò il gruppo di quelli che non hanno TikTok. Sì, mi sento fiero di sta cosa. Come te l'ho detto proprio. Die, se te lo vuoi fare, fatelo da sola, che io me ne vado al cinema. Che ormai guardasse i film al cinema è passato di moda. Sono contento per te, amore. Avere una passione, un hobby, è qualcosa che ti fa innalzare l'anima e ti fa sentire più completa. A proposito di completa, fammi completare sto TikTok, dai. Anzi, no, lo famo. Strano? No, insieme. Guarda, mo mi stai a chiedere troppo. Io non so fa niente, non ne so fa queste cose, non so cantare, so ballare, non so recitare. Appunto, sei perfetto per fare un TikTok. Sicura? Ti prometto che dopo faccio tutto quello che vuoi, ok? Ma proprio tutto tutto? Tutto tutto. E ciao ragazzi, spero che questo folle video vi sia piaciuto. È tornata la nostra Chiaretta Verrigo con noi e ovviamente penso che quasi tutti voi, non solo come me, la resistenza che non hanno TikTok, ma se qualcuno di voi, visto che sto creando questo gruppo di non TikToker, non ha TikTok o comunque non pubblica su TikTok, scrivetelo nei commenti perché vi contatterò e vi citerò e saluterò nel prossimo video. Voglio salutare Manu Din, Danco Borghi, Deni Papadonno, Agata Conti, Alfredo Gaeta, ma anche Kevin Rongai. Attivate la campanella degli aggiornamenti, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram e su Facebook, sempre Lele Sarallo, e se non lo sai, sallo!